Dal libro del Siracide. Figlio, sin dalla giovinezza, medita la disciplina, conseguirai la sapienza fino alle pienezze. Accostati ad essa come chi ara e chi semina, e attendi i suoi ottimi frutti, poiché faticherai un po' per coltivarla, ma presto mangerai dei suoi prodotti. Essa è davvero aspra per gli stolti. L'uomo senza coraggio non ci resiste. Per lui peserà come una pietra di prova, non tarderà a gettarla via. La sapienza, infatti, è come dice il suo nome, ma non a molti essa è chiara. Ascolta, figlio, e accetta il mio parere, non rigettare il mio consiglio. Introduci i tuoi piedi nei suoi ceppi, il collo nella sua catena. Piega la tua spalla e portala, non disdegnare i suoi legami. Avvicinati ad essa con tutta l'anima e con tutta la tua forza, resta nelle sue vie. Seguine le orme e cercala, ti si manifesterà, e una volta raggiunta non lasciarla. Alla fine troverai in lei il riposo, ed essa ti si cambierà in gioia. I suoi ceppi saranno per te una protezione potente, le sue catene una veste di gloria, un ornamento d'oro a su di sé. I suoi legami sono fili di porpora violetta, te ne rivestirai come di una veste di gloria, te ne cingerai come di una corona magnifica. Se lo vuoi, figlio, diventerai saggio, applicandoti totalmente diventerai abile. Se ti è caro ascoltare, imparerai. Se porgerai l'orecchio, sarai saggio. Frequenta le riunioni degli anziani. Qualcuno è saggio? Unisciti a lui. Ascolta volentieri ogni parola divina, e le massime sagge non ti sfuggano. Se vedi una persona saggia, va presto da lei, il tuo piede logori i gradini della sua porta. Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti, egli renderà saldo il tuo cuore e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato questo splendido brano del libro del Siracide, che è incentrato sull'importanza di una disposizione d'animo, se vogliamo possiamo chiamarla anche una virtù, oggi non abbastanza considerata. Nella tradizione si chiamava la disciplina, si chiama disciplina anche un esercizio un po' penitenziale, un po' cruento, ecco, che i grandi santi hanno praticato, ma qui non si fa riferimento ad esso. La disciplina è uno stile di vita, è un ordine di vita, come vedremo, indispensabile, stando a questo testo, per acquisire la sapienza. Che cos'è la disciplina? La disciplina potremmo definirla un ordine nella nostra vita, quindi una capacità di darsi delle regole, diciamo così, darsi un ordine, darsi un programma di vita, vogliamo chiamarlo, piano di vita. Non improvvisare, non lasciare a caso la nostra vita interiore. Tutti i maestri di spirito, fin dai primordi della vita della Chiesa, hanno sempre detto che se nella nostra vita non c'è questa cosa, questo ordine, che comporta un profondissimo sacrificio e un grandissimo impegno, perché così poco praticata, non è possibile giungere ad un'alta statura di vita interiore,
e quindi acquisire la sapienza, e quindi ancora non è possibile raggiungere una vera e solida santità. Questo perché nella vita interiore noi non possiamo regolarci sulla base del sentire, del sentimento. Oggi mi sento di pregare e mi faccio 4 rosari, domani non mi sento e lo dico un'altra e manco un'Ave Maria, tanto per far capire un po' cos'è l'opposto della disciplina. Questa cosa non va, non funziona, perché la nostra esperienza anche nella vita comune, anche nella nostra, nella vita ordinaria, è questa: per poter raggiungere un obiettivo, un risultato, occorre un lavoro costante, perseverante e metodico. Chi ha studiato, questo lo sa, per raggiungere un obiettivo elevato nello studio occorre sacrificio, quindi occorre che tu ogni santo giorno ti metti una parte del tuo tempo, ti va o non ti va, ci voglia o non ci voglia, seduto sulla sedia e studi, punto e basta. Se vuoi diventare un grande musicista, chi ha suonato qualche strumento anche questo lo sa, non puoi suonare una volta a settimana o quando ti va di suonare un po', perché tu ogni santo giorno ti metti lì e non soltanto a suonare le belle canzoncine che ti piacciono, ti metti a fare scale, gli esercizi perché gli arti coinvolti nello strumento che suoni siano sempre agili, perché se stai 2 o 3 giorni fermo te ne accorgi subito e rimani inceppato, impacciato. Stessa cosa vale per l'attività sportiva, la stessa cosa vale per l'attività professionale, lavorativa. Proviamo a pensare. Ma la stessa identica cosa vale per la vita interiore. La sapienza, che come stiamo ormai da un anno, questo è il secondo, in cui le meditazioni del giovedì le stiamo facendo con i libri sapienziali, che è quella capacità soprannaturale di vedere le cose, quella connaturalità con Dio e con il suo pensiero, come fai ad acquisirla? Frequentandolo costantemente. Allora, se uno studia la storia dei santi, i libri dei santi, gli scritti dei santi, la storia della scelta, viene sempre detto: guarda figlio mio, se tu vuoi intraprendere un cammino serio di vita cristiana, devi darti una regola, devi darti un ordine, e eventualmente confrontati con la figura di quella che la tradizione ha chiamato il padre spirituale per questa cosa, ecco, per fare in modo che tu non ti ponga magari obiettivi troppo alti, ma neanche troppo blandi. Ma tu non puoi lasciare che la tua vita proceda al caso, al mi sento o non mi sento. Oggi mi va e faccio questa cosa, oggi non mi va e non la faccio. Questo vale soprattutto nella vita interiore. Dice: ma che mi metto a pregare a fa, che se oggi non mi sento di pregare, sto lì e mi sembra che sto a perdere tempo, mi sembra che sto a parlare da solo. Dicono i maestri di spirito: ti sembra questo a te, ma ricordati che quella preghiera che tu hai fatto quel giorno che non t'andava, e l'hai fatto soltanto perché sai che la devi fare, senza trovarci nessun gusto, nessuna consolazione, anzi sentendoti un mezzo tonto che stai lì a perdere tempo, o che stai lì a parlare da solo, dicono tutti i maestri di spirito autorevoli della Santa Madre Chiesa, quella vale doppio. E se un giorno non ti va di dire quel rosario che ti sei imposto di dire tutti i giorni, devi dire 50 Ave Marie più una, ha detto qualche maestro di spirito. Non ti venga mai in mente che diceva: vabbè, siccome oggi non mi va, ne dico una detta bene e poi domani lo dico bene. Ecco, questi sono tanti piccoli esempi di quella che è la disciplina, così viene chiamata. Sin dalla giovinezza medita la disciplina e conseguirà la sapienza fino alla canizia. Certo, essa è aspra, ma è aspra per gli stolti. E l'uomo senza coraggio non ci resiste. A volte si fa qualche buon proposito, no? Specialmente in occasione delle grandi esperienze spirituali.
Quelli sono i momenti dei grandi propositi, poi bisogna vederli 2 mesi dopo che fine hanno fatto i grandi propositi. È normale che uno, quando è in un momento di grazia, di grande fervore, il problema è che ci vuole coraggio per resistere. Ecco perché la disciplina porta con sé necessariamente 2 grandi virtù su cui non si mediterà mai abbastanza, che sono la costanza e la perseveranza. Per chi non è coraggioso, la disciplina pesa come una pietra di prova e non tarderà a gettarla via. Avevo cominciato, non so dire rosario tutti i giorni, mi sono stufato, basta. Avevo cominciato ad andare a messa tutti i giorni, mi sono stufato, basta. Avevo cominciato a meditare un po' tutti i giorni, mi sono stufato, basta. Sono pochissime le persone che sono capaci di prendersi degli impegni e di portarli avanti, impegni piccoli, cioè non, la vita interiore non comincia che dall'oggi al domani uno si carica di chissà quali grandi pesi, da zero passa a pregare 4 ore al giorno, assolutamente. C'è una proporzione, ecco un po' qui anche la figura del direttore spirituale, per chi ce l'ha, no? Che ti aiutano a fare il passo più lungo della gamba, ma anche a non stare fermo come una lumaca. Ecco, introduci i tuoi piedi nei suoi ceppi, il collo nella sua catena. Ecco, chi ha fatto la consacrazione Totus Tus capisce questa cosa, no? Il collo nella sua catena, il gesto simbolico, ecco, del mettersi una catenella al collo, che significa proprio l'impegno, ecco, dell'assunzione di questo gioco, lo chiama Gesù nel Vangelo, non ricordiamo quel passo dove Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, vi darò ristoro, prendete il mio gioco sopra di voi, no? Piega la sua spalla e portala, metti i piedi nei suoi ceppi, il collo nella sua catena, segui nelle orme e cercala, perché alla fine troverai in lei il riposo ed essa ti si cambierà in gioia. Tra poco sarà la festa di San Francesco d'Assisi, no? San Francesco d'Assisi è stato il primo grande testimone, per una vita, insomma, lui ha sottoposto la sua vita altro che disciplina, insomma, no? A dei rigori e delle austerità assolutamente irraggiungibili, impensabili, no? Però, ecco, quello che lui ha fatto è sottoposto ad una disciplina severissima, austerissima, rigorosissima, che è chiaro che non tutti ci possono arrivare. Ma lui disse una cosa molto, molto significativa, che è l'esperienza che visse dopo il contatto con il lebbroso. Da quel momento, da quel giorno, tutto quello che era dolce mi si cambiò in amaro, e tutto quello che era amaro mi si cambiò in dolce, no? Essa ti si cambierà in gioia. Perché? Perché la vita ordinata, la vita costa fatica, non è semplice, perché appena tu ti metti in testa di fare qualcosa del genere, sorgeranno 100.000 difficoltà, 35.000 impedimenti, ostacoli di tutti i tipi, a volte veramente delle guerre puniche per riuscire a trovarti quella mezz'oretta di tempo per essere fedele a quelle cose, insomma, che ti sei liberamente imposto. Però se sei fedele, tutto quello fiorisce in frutti e ti si cambia in gioia. Quei ceppi, quelle cose che sembra che ti stiano legando e limitando, ti si cambiano in protezione potente, e le catene si cambiano in una veste di gloria. Ecco, questo è importantissimo, ecco, se uno riflette bene a quella che è stata tutta la tradizione della Chiesa e anche il contenuto di tante rivelazioni private, vedrà come questa è una costante. Si può diventare saggi? Si può diventare saggi, ma bisogna volerlo. Se lo vuoi, figlio, diventerai saggio, e applicarsi. Fa parte del cammino disciplinato, perché anche questo è una scelta che bisogna fare, imparare ad ascoltare le persone sagge. Non ogni cosa
che ci capita alle orecchie deve captare la nostra attenzione, perché ci sono delle cose che non solo non bisogna ascoltarle, ma non bisogna neanche udirle, quindi non bisogna stare a perdere tempo ad ascoltare e a occuparsi di cose inutili. Ma se trovi qualcuno che ti parla delle parole di Dio, se vedi una persona saggia, non solo fa presto da lei, ma il tuo piede logora i gradini della sua porta. Ecco, oggi non sempre si logorano i gradini della porta, no? Magari si consumano le tastiere dei computer per andare a cercare qualcosa del genere. Ecco, ma il concetto è chiaro, no? Oltre ad avere una buona disciplina di vita, diventerai sapiente se ti metti in ascolto delle persone che riconosci essere sapienti, senza farti sfuggire e quello che dico, perché chi è più grande di noi ha dal Signore la missione di istruirci in suo nome, e dobbiamo avere l'umiltà di riconoscerlo e di attingere tranquillamente, di dare tempo e spazio a questo. E infine, ma non è l'ultima cosa, non si acquisisce la sapienza se non si vive in grazia di Dio, quindi se non si osservano i comandamenti che vanno meditati e osservati. Questo rende il nostro cuore non soltanto santo, ma anche profondamente sereno, e insieme alla disciplina ben praticata e all'ascolto delle persone più sagge di noi, certamente ci porterà a vedere soddisfatto il nostro desiderio di sapienza, in primis, e quindi di santità. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.